Siamo qui con Dario Ortolano, il segretario provinciale del Partito Comunista Italiano. Guerra Ucraina-Russia interesserà l'Europa, milioni di persone, persone che di fatto non sono in grado di decidere. Quindi due domande. La prima, cosa ne pensa ovviamente della guerra Russia-Ucraina e che cosa ne pensa della situazione democratica in Russia? Ma innanzitutto pensiamo che la situazione di tensione sul confine russo-ucraino sia grave, da cui si giustifica la mobilitazione popolare e l'entrata in campo prima di tutto dei comunisti, ma di tutti i veri sinceri pacifisti per impedire che scoppi una guerra di nuovo nel cuore dell'Europa. Poi però diciamo che questo è il frutto di 30 anni in cui la NATO ha voluto prendersi un paese dopo l'altro all'est europeo, perché forse non molti lo sanno, ma a quelli che dicevano di voler aderire alla UE, la NATO imponeva prima di aderire alla NATO, che è un'alleanza politico-militare. Quindi prima di tutto si sono mangiati un paese dopo l'altro, dopo la fine dell'Unione Sovietica, e adesso si trovano sui confini della Russia. La Russia dice semplicemente che non vuole i missili NATO sul proprio confine. Vi pare che sia normale per un paese avere i missili puntati sul proprio confine a 150 km da Mosca e da quella che veniva chiamato Leningrado, oggi di nuovo San Pietroburgo? Vi pare normale? Quindi bisogna dire no alla NATO, all'espansionismo della NATO, in Italia fuori dalla NATO, che è una fucina di guerra invece che di pace, per creare un'Europa di pace fondata su degli stati che siano sovrani, liberi e indipendenti e capace di coordinare le proprie politiche economiche in pace senza aggressività. Questo è il senso del perché siamo in piazza oggi. Sovrani, liberi, indipendenti tra loro oppure rispetto alla NATO? Tutte e due, perché non si è sovrani e indipendenti se si ha le basi NATO nel proprio paese e le testate nucleari come ce l'ha l'Italia. Scusate, ma non so se si sa che ci sono le testate nucleari in Italia. Noi Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo stati trasformati nella portaerei del Mediterraneo della NATO. Da qui sono partite tutte le guerre contro gli altri stati, le guerre contro la Jugoslavia nel 90, le guerre, i bombardamenti contro gli stati nordafricani come la Libia. Noi dobbiamo essere una pista di aeroporti da cui partono gli aerei che vanno a fare la guerra negli altri continenti, o un paese che è sovrano di mantenersi in pace e rispettare tutti? Questo è il problema dell'Italia, per cui noi diciamo fuori l'Italia dalla NATO, pace e non guerra, pace e no alla NATO che invece è un'organizzazione aggressiva e guerrafondaia. Grazie. Prego.